Voglio sentir parlare di diritto, voglio sentir parlare di convenzione di Oviedo degli anni 2000, del codice di Norimberga del 45, della risoluzione del Consiglio d'Europa 2361 del 2021, del rimpallo del garante della privacy, dell'articolo 32 della Costituzione e, se ci vogliamo mettere, anche della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48. Vorrei che si parlasse di questo per smettere di parlare soltanto di puro scientismo ad opera e comunicato dai soliti guru televisivi. Le persone sane, asintomatiche, che sono morti, i 120.000 circa persone dell'anno scorso, sono morti per i protocolli sbagliati. Fino ad oggi sono morti quasi 18.000 persone per la vaccinazione e ci sono 800.000 persone in Europa, io parlo di Europa, che hanno avuto danni permanenti. Non ho il Covid, sto benissimo, mi chiedo, perché bisogna vaccinarsi? E in questo momento noi non ci possiamo permettere in questo paese di giocare con la stabilità di una nazione, l'Italia, che deve spendere in 3 anni 230 miliardi di euro del Recovery Fund ottenuto durante il governo Conte 2 e che adesso deve essere speso durante questo governo. Noi dobbiamo mettere in carreggiata quei soldi e lo dobbiamo fare il prima possibile col massimo della responsabilità. Quindi io tifo per la mediazione e credo che Giuseppe Conte, che è sempre stata una persona che ha messo d'accordo le forze politiche nei suoi governi quando c'erano le differenze di vedute, riuscirà nell'intento di trovare una mediazione non al ribasso, ma che metta d'accordo le parti in causa e che soprattutto costruisca una riforma in favore dei cittadini italiani. Una funzione di economica che sta perfettamente in linea con il G20, quanto conta investire in cultura, in turismo culturale, in industrie culturali creative, le quantità di crescita, ricchezza e posti di lavoro che può creare un investimento condiviso dai paesi del G20 in cultura. E quindi l'esperienza dimostra, credo a tutti, che cosa sono i paesi del mondo, cosa sono le città del mondo senza cinema aperti, teatri aperti, senza musica nelle piazze, nelle strade, senza eventi, senza folklore, senza cultura. E quindi c'è un grande bisogno di sostegno. Sono settori che stanno sul mercato con le dovute eccezioni, ma anche grazie a un sostegno dell'intervento pubblico, delle donazioni dei privati a seconda delle tradizioni dei paesi. Well, I think it's a very elaborated plan, a lot of details. Si tratta di un piano molto elaborato, complesso, dettagliato, il risultato di un'intensa cooperazione fra il governo italiano e la Commissione europea e da ottobre che si sta negoziando. Mi sembra di poter dire che tutto procede per il meglio e che fra breve saremo in grado di trasferire la prima tranche. Sono stati scambi estremamente interessanti e hanno riguardato soprattutto l'aspetto della implementazione, cioè della messa in atto di tutte le misure contenute nel piano. È importante che questa implementazione sia in grado di mostrare che i Paesi membri, e l'Italia in particolare, metta a buon uso i prestiti e le sovvenzioni che per l'Italia monteranno un totale di 192 miliardi di euro. Quindi dobbiamo accertarci che questi denari siano spesi bene.